Ok, io sono Stefano, scusate, ciao a tutti, io sono Stefano, lavoro per la Netesis, che è l'azienda che sviluppa NetServer, e sono qui per parlarvi di questo oggi. NetServer è una distribuzione Linux progettata per i piccoli e medi uffici, piccole e medie imprese, quindi dell'ordine della cinquantina di utenti, e è basata su CentOS. E insieme a ClearOS e a SmeServer collaboriamo allo Special Interest Group di CentOS per Simplified Linux Server, e è scaricabile gratuitamente, distribuita con su licenza GPL, e la documentazione Creative Commons, insomma, è tutta open source. Nasce come un fork di SmeServer, e SmeServer è sostanzialmente agli stessi obiettivi di NetServer, è la distribuzione che utilizzavamo prima come base per i nostri prodotti, ma nonostante apprezzassimo molto alcuni aspetti come il sistema di generazione dei template, per altri motivi non ci andava più tanto bene. Per esempio, lo sviluppo era pressoché fermo, noi collaboravamo allo sviluppo di SmeServer, tuttavia spesso le nuove feature che proponevamo venivano rifiutate, e quindi avevamo un fork progressivo dei singoli pacchetti. Alla fine abbiamo forcato direttamente la distribuzione, a partire dal 2010 abbiamo iniziato a sviluppare NetServer. NetServer è rivolto all'amministratore inesperto, quindi che tramite un'interfaccia web può configurare un server Linux anche diciamo senza avere particolari skill, ma anche all'amministratore esperto che magari vuole avere delle configurazioni più testate, perché comunque che sono usate su un'ampia base di utenti, ed omogenee tra le sue macchine. Inoltre è estremamente più veloce da configurare rispetto a una normale CentOS. Una domanda comune è: perché non utilizzare semplicemente CentOS? Beh, se volete installare un mail server su CentOS dovrete scaricarvi Cyrus IMAP o Dovecot, Postfix, Clamav da Apple, mettere, non so, un client web, mettere tutti insieme con un'autenticazione open LDAP, configurare i singoli file di configurazione, e alla fine perdervi nel jargon di OpenSSL. Con NetServer lo fate con pochi click, sostanzialmente. L'interfaccia web, questi sono degli screenshot dell'interfaccia web d'amministrazione, potete vedere una demo su netserver.org, anche per farvi un'idea di quali sono le funzioni a cui potete accedere da interfaccia. Le feature che ha sono web filter, utilizza Squid e SquidGuard e Clamav, mail server con Dovecot, Postfix e Amavis, file server per reti Windows, utilizza Samba 3, può essere sia PDC che può anche fare il join a dominio. Web server ha uno stack LAMP praticamente pronto e multidominio, un firewall configurabile dall'interfaccia che a basso livello utilizza Shorewall per generare IP tables, e che ha la multi one, consente di avere una multi one e quality of service, VPN con OpenVPN o L2TP, sia VPN hostnet che netnet, groupware con Sogo e on cloud. Tutto questo è installabile come add-on in maniera rapida, semplice. È scalabile nel senso che questi singoli componenti possono essere installati tutti insieme un po' per volta. Sicura, perché comunque utilizza i pacchetti binari di CentOS e quindi sono abbastanza controllati, abbastanza revisionati, aggiornamenti di sicurezza frequenti. Cloud ready, perché può essere anche installata sopra una CentOS già esistente, quindi è molto comune trovare nei vari servizi di cloud l'immagine di CentOS già pronta, e è possibile installarci sopra NetServer. È veloce perché il layer che aggiunge riguarda, diciamo, solo la configurazione, quindi di base è una CentOS, e questo la rende abbastanza performante anche su hardware un po' datato, con la limitazione che al momento esiste solo una versione a 64 bit, e probabilmente, a meno che qualcuno non voglia
cimentarsi, esisterà sempre solo una versione 64 bit. E ci sono molti add-on rich, ci sono molti add-on che possono essere installati con un click, e tutti i pacchetti per CentOS possono essere installati seguendo le istruzioni per CentOS. Quindi se avete interesse a installare un pacchetto che non è stato previsto, non ci sono problemi se installabile su CentOS. È semplice, molto semplice, sia l'interfaccia che l'installazione, e appunto perché è pensata anche per amministratori che non siano esperti. È solida perché di base ha CentOS, che è una delle distribuzioni più stabili che al momento ci sono in giro, e come dicevo è aperta, sia il codice rilasciato con licenza GPL e la documentazione in Creative Commons, e anche il backtracker è pubblico. Questo è uno schema per farvi vedere un po' come l'interfaccia genera i file di configurazione, il meccanismo che usa. Questo è quello che abbiamo ereditato da SME Server e che abbiamo solo un po' modificato. E sostanzialmente c'è un'interfaccia web, l'interfaccia web di amministrazione, che inserisce dei parametri all'interno di un database di configurazione, parametri come, non so, ad esempio l'indirizzo IP o il nome del server, quale scheda Ethernet fa cosa, e questi parametri vengono utilizzati per riempire dei template che generano i file di configurazione. L'interfaccia genera anche dei segnali e degli eventi che vengono utilizzati per rigenerare i file di configurazione che lo necessitano, riconfigurare i servizi o riavviare i servizi che richiedono di essere riavviati. E questo è importante perché è sempre possibile fare dei template custom che generano quindi dei file di configurazione a partire sempre dai stessi parametri che vengono immessi da interfaccia, ma che sono personalizzati. Quindi se avete un file di configurazione che al quale volete fare delle modifiche che non sono state previste, potete sempre fare un template custom e quindi generare questo file di configurazione, che poi verrà comunque backuppato e sarà comunque modificabile da interfaccia, insomma si integra perfettamente con il sistema. Questo è un po' lo stato della distribuzione. Allora, è diciamo iniziata la prima versione di sviluppo nel 2012, e la cosa importante, ecco, è utilizzata in produzione, noi utilizziamo in produzione da un anno, poco più di un anno, e adesso c'è la versione stabile, quindi è utilizzabile da provare. Se volete utilizzare nel server, allora, se volete solo vedere l'interfaccia, abbiamo la demo. Se volete iniziare ad utilizzare, il punto di partenza è il manuale dell'amministratore, dove trovate diciamo tutto quello che vi può servire per iniziare. È installabile sia da ISO come una normale distro, sia su una CentOS, dicevamo, dando un paio di comandi. E per il supporto ci sono due mailing list in inglese e in italiano, quindi potete scrivere lì, due canali IRC, sempre in inglese e italiano, su Freenode, e c'è un gruppo Facebook italiano. Il supporto Enterprise c'è, non direttamente su Net Server, ma su un prodotto derivato, e sì, eventualmente il supporto Enterprise c'è. Se siete interessati e volete rimanere informati sugli sviluppi, potete seguire su Twitter Net Server, sempre il solito gruppo Facebook, o seguire direttamente il backtracker su devnetserver.org. Come ogni progetto open source, tutte le partecipazioni sono benvenute. Partecipare può voler dire anche semplicemente installarle, dare un feedback o fare domande o segnalare bug. Potete anche non so, segnalare bug direttamente sul backtracker, dopo aver ovviamente controllato che non ci siano già, o aver scritto in mailing list. E anche su GitHub potete controllare, cioè insomma potete verificare lo stato, potete collaborare, e potete collaborare anche alla documentazione. Se lì vedete un po' di link su altra documentazione su come fare gli RPM per Net Server, il sistema di build degli RPM, e per fare il framework per aggiungere dei moduli all'interfaccia web. E questo è tutto. Domande?
dovrei riuscirci. La prima, incorpora modulo di spam? Sì, Amavis. Ok, l'altra, hai detto che la parte di web è multidomain. Sì. È possibile delegare terzi la gestione dei singoli domini, un po' la ISP config o cPanel? Sostanzialmente puoi fare tutto quello che puoi fare con una con la configurazione di Apache, nel senso non lo fai da interfaccia, ma puoi modificarlo come meglio credi, insomma, puoi fare con un template custom tutto quello che vuoi, ecco. L'interfaccia di configurazione non ti limita nelle possibilità di modifica dei file, diciamo è un aiuto, ma puoi anche farne a meno. Ok. Ha qualche relazione con SmashServer? Sì, è un fork di SmashServer, forse sono andato troppo veloce. Ma forse sono stati 2 minuti dopo me lo sono perso. Infatti perché lo scopo mi sembrava molto simile. Sì, è molto simile, è un fork e collaboriamo comunque, noi già collaboravamo con SmashServer, continuiamo a collaborare per quello che è il SIG di CentOS, Special Interest Group Simplified Linux Server. E, i motivi del fork, ecco, appunto, erano che non riuscivamo a portare avanti lo sviluppo di NetServer di SmashServer nella direzione in cui avevamo necessità andasse, e era un po' fermo, quindi questo. Si può integrare con altre cose, tipo per esempio l'albero LDAP è chiuso oppure può essere agganciato? Allora, LDAP puoi diciamo fare delle modifiche alla configurazione di LDAP, però cioè probabilmente avresti delle difficoltà a farlo perché tutta l'autenticazione degli utenti tranne l'utente di root è su LDAP. Dicevo, tenere LDAP originario del server e agganciare un'altra applicazione che usa LDAP su un altro albero LDAP su utenti di un altro. Cioè lui intende dire usare altre macchine che si autentichino sul server. Sì, puoi farlo. Come mai Samba 3? Perché Samba 4 al momento va ad influire su troppe parti del sistema, come LDAP, DNS e via dicendo. E perché sì, stiamo pensando a un'integrazione, però semmai arriverà, cioè al momento abbiamo provato qualcosina ma con pochi risultati, semmai arriverà sarà quasi sicuramente su Docker, cioè su un container separato. Ok?